Vediamo un po'. Secondo me, ragazzi, perché non sta ricevendo le giuste attenzioni. Secondo me è per quello. Conversazione profonda. Brava, fai conversazione profonda perché secondo me lei dirà: vuoi che usciamo fuori a fare una bella partita di baseball, due lanci? Eh? Ti prego, non scherzare se non vuoi che mi arrabbi sul serio. Ma tesorino, stavo scherzando. Ovvio che stavo scherzando, certo, con sta faccia. Tu non mi capisci, guardate la faccia, ecco, lo so. E lui, ma qual è il problema? Insomma, non riesco a capire. Vuoi mangiare qualcosa, forse? Magari un calo di zuccheri? No, non è quello il problema, caro. Te lo sta per dire. Lo sai qual è il problema? Io sono una donna di mondo e ho bisogno di andare in giro. Una donna, ma non esageriamo. Beh, ma andiamo spesso in giro. Siamo tornati praticamente da poco da Granite Falls. Siamo stati in giro parecchio. Dai in giro con te, come coppia. Da quando abbiamo deciso di stare insieme non mi stai portando mai da nessuna parte. E io esigo di uscire ogni tanto. Capisci? Ho bisogno. Ho le mie necessità. Caro mio, sapeva di avere a che fare con sta donna, non è facile, eh? Racconta una storia coinvolgente, del tipo: sono sicura che se stessi con un altro, lui farebbe di tutto per me. Ok, va bene, lasciamoli un po', come dire, scornarsi, ragazzi. Lasciamoli fare. Wow, Lynette, complimenti. Proprio sono senza parole. Vai a fare un po' di jogging, va, visto che avevamo detto che saresti andata a fare un po' di jogging poi. Tesoro, tu? Hai finito di farti sta doccia? Sono 20 anni che dura sta doccia. Tu qua? Niente. Ma Arumi che fine ha fatto? Ma tesoro, devi giocare a ping pong, non devi metterti a ciarlare. Forza! Avanti! Con l'ombrello, perché giustamente una gioca con l'ombrello. No, ragazzi, non si può fare. Arumi, stiamo aspettando te. Che dobbiamo fare, tesoro? Allora, sei pronta alla sfida? No, ragazzi, a quanto pare no, perché si blocca tutte le volte. Non riesco... Scusate, voglio provare a vedere una cosa. Gioca a Succo Pong. Perché se a Succo Pong ci gioca, ragazzi, resto a dir poco sconvolta. Forza, fatemi vedere. Oh, per la Peppa, lui si scompiscia. Queste api mi fanno morire. No, nel vero senso della parola, se continua così. Cioè, nel senso, veramente, farete una triste fine. Caro, ma tu devi andare al lavoro? Chi è adesso? Oggi l'insegnante ha dovuto interrompere un litigio tra Cersei e un altro studente. Ma perché adesso me lo mandi? La violenza è inaccettabile! Certo, la risoluzione dei conflitti diminuisce, ovvio, ma con Cersei ce lo aspettiamo. Dicevo, ma tu non devi andare al lavoro? Vai al lavoro, infatti, guarda. No, il Succo Pong sì, se giochi al Succo Pong veramente sei un'alcolizzata. Siete due alcolizzati, veramente. Cara, non piove più. Eddard si trova al lavoro. E quindi anche tu devi andare, tesoro, dai. Vai. E lei, giocheremo di nuovo quando tornerò? Magari con una pallina più piccola. Ho creato il tuo telefono e preso il tuo numero. Volevo essere sicuro che lo usassi. Chissà cosa farò la prossima volta. Oh, ma con lei? Che lei è così rigida? Ragazzi, guardate che fisichetto. Impressionante, veramente impressionante sta donna. Vabbè, tu sei alcolizzata, cara mia, l'abbiamo capito. Perché l'unica cosa a cui, insomma, posso pensare è il fatto che questo le vada bene. Fai qualcosa di romantico. Il nostro Harvey cos'altro deve fare? Guadagnare l'oro in 3 appuntamenti con il coniuge. Quindi sì, ragazzi, molto presto ci sarà un altro appuntamento, perché immagino comunque che Harvey se la stia un po', fra virgolette, lavorando sua moglie, nel senso che in questo momento sa che ne ha combinate di ogni e di conseguenza deve, come dire, no? Cercare di rimediare. Dov'è Nicolas? Ti ha abbandonata, tesoro? Lavora sodo. Ma dov'è Nicolas, ragazzi? A dormire, ma st'uomo non fa altro, cioè non ho capito. Non lo so, non fa altro quest'uomo, ragazzi, veramente. No, vai qui. Vai a svegliarlo, Cersei, ti prego. Lei va a correre, quindi Caro direi che anche tu per smaltire la tensione... Immagino che stia andando a correre con lei, ragazzi, nella mia fantasia ovviamente lui va a correre con sua moglie. Quindi Cara, mi raccomando, fai rispettare le regole, aumenta il rendimento lavorativo, riciclare di energia, divertimento e socialità. Impressione nuotatori. No. No, fai rispettare le regole perché sì. Con sti due le regole devono essere rispettate proprio, ragazzi, a puntino. Che c'è? Chiacchiera, ma con chi? Ma con chi devi chiacchierare, tesoro? No, devi continuare ad andare a fare jogging. Vai oltre i limiti, vai, 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 cara mia. Ok, io mi auguro che non state piantando perché veramente, ragazzi, piantatela proprio di piantare, ecco. Qua come ve la state cavando? Oh, vedo che lei sta vincendo, caro mio. Ti vedo messo male, eh? Ti vedo veramente messo male. L'hai svegliato? Dai, su, richiedi un po' di attenzioni. Parlotta della cotta, del tipo... Per te sono soltanto una cotta di passaggio, vero? Ma che è sto bicchiere? Vabbè, poi lo ripuliremo. Dina si sta chiedendo se vuole andare a casa sua. No. Vai giù, forza. Ma la stai proprio ignorando. Ma guarda che stai per fare una triste fine, eh. Bello. Cioè, te la stai rischiando di brutto, io te lo dico. Vieni qui. Ma stiamo scherzando? Dov'è, dov'è? Volevo fare parlotta della cotta. Ma ragazzi, ma vi pare normale che questo se la svigna così? Sì, poi si lagna lei, ovviamente. Si lagna sicuro. Parlotta della cotta. Vieni. Dopodiché lagnati. Ressa a pranzo. Mentre Eddard fatica per stare dietro alla ressa a pranzo, un hamburger gli scivola dalla spatola e cade sul pavimento. Che schifo. Istintivamente lui raccoglie al volo la carne fumante prima che chiunque la veda. Davvero è rimasta a terra solo 4 secondi. I clienti potranno mai accorgersene? No, ragazzi, lui ne prende uno nuovo. Per quanto è preciso, figuriamoci. Quindi poi lagnati, perché immagino che lei si lagnerà dicendo tu non ti occupi mai di me. Lamentati dei problemi, vai. Perché sono soltanto una cottarella, vero? Ma non dire così, non è assolutamente vero. Perché pensi questo? Oh, ti prego, Cersei, dai. Lagnati della vita ingiusta, sì, perché lei è così. Oh, sì, invece, tu non mi ami come dovresti. Questa è la verità. Ma perché dici così? Perché non mi parti mai da nessuna parte? Oh... Io sono una regina! Beh, nel vero senso della parola. Dovrei essere la tua regina, tu dovresti trattarmi con i guanti bianchi. E invece non fai niente! Niente! Guardate, lui dice, ma cosa dovrei fare? Non riesco a capire cosa dovrei fare. Portarmi fuori, portarmi a cena, un appuntamento romantico soltanto noi due. Possibile che non ci arrivi? Oh, ho il mio cuore a pezzi! Ed è solo colpa tua! Non te ne importa niente di questo? E lui, ma non è vero. Che gioco divertente. Arumi si aggiudica la partita con un punteggio di 4. Peccato, Tyrion andrà meglio la prossima volta. 4-1, ammazza tesoro, hai fatto proprio pena. Ora voglio provare però a vedere, ragazzi, con tutto il bene del mondo, se il ping pong lo fa. Perché? Perché il Succo Pong sì e il ping pong no? Ora non è nemmeno più la scusa dell'ombrello, quindi vai. Sto poveraccio invece, ragazzi, deve sorbirsi le lagne di Cersei. Perché è un dato di fatto, se le deve sorbire. Quindi immagino che ora lei dirà tu non mi coccoli mai come ti coccolo io. Complimento deprimente. Vai. Sono disperata e a te non importa niente. Ovviamente, ragazzi, è una messa in scena. Cioè lei è così, è un'attrice, è una prima donna, quindi deve sempre stare al centro dell'attenzione. Se poco a poco non riceve le attenzioni per 3 secondi di fila entra in crisi mistica. Voi due qua? No, continuate, continuate. Ma chi è ora sta tizia? Salve, cara Tina. Ma no, anche no, al momento non abbiamo bisogno di un'artigiana, veramente. basta chiacchierare, dovete fare quello che uno vi dice, ragazzi, ma... Non è difficile. Vai a fare jogging, Harvey. Ah, non lo è. E lui, ma... Tu indossi un paio di occhiali da sole sulla nostra relazione? No, è che c'ho sonno. No, no. Ma no, tesoro. Ti giuro che non è così. Allora dimostramelo. Dimostramelo. Fai un complimento. Però, caro, te la stai veramente cercando, eh? Ichiro, ok, perfetto. Dimostramelo, guarda, io ti faccio dei complimenti, ti dico quanto sei ben vestito, anche se non è vero. Ok, dai, allora una sera di questi usciamo e ti porto a mangiare dei tramezzini al formaggio grigliato. Va bene? Sei d'accordo? Vediamo un po' che cosa, ragazzi, cosa farà lei. Puoi fare qualcosa? Offri un massaggio? No. No, io so cosa farà lei, ragazzi. Lo so, perché la conosco. Quindi lei farà perfido. Dov'è? Tratta freddamente. Dei tramezzini al formaggio grigliato? Oh, santo cielo, stai scherzando, vero? E dovrebbe entusiasmarmi una cosa del genere, Nicolas? Sì? Ah, figuriamoci. Sei veramente un ragazzino? Sì? È un adolescente, tesoro. Cosa ti aspettavi? Io non voglio andare in un locale puzzolente. Ma non è puzzolente, cioè c'è odore di formaggio grigliato in questo posticino molto carino. È un locale a tema, insomma, molto, molto carino, insomma, tema anni 50, 60. Fanno anche della bella musica. Ah, uno scarpone vecchio. Merito di più. Ecco, l'empatia ovviamente, ragazzi, sotto le scarpe. Tu non mi capisci! E lei, secondo me, va in camera sua a piangere. Sì, ragazzi, lei... Ma per attirare l'attenzione, eh. Soltanto che questo c'ha un sonno, figuriamoci se se la fila, ragazzi. Quindi vai qua e piangi disperatamente per la vita. Vai. Piangi, tesoro, perché sei un'incompresa. Non ti capisce nessuno. Tu... Oh, allora era per la pioggia che non stavate giocando. Vai così, amico mio. Vai così. Perfetto. Ah, vediamo se ti straccio anche a questo gioco. Guarda che sono un tipo tosto io. Prima volevo farti vincere. Certo, come no. Quando perdete dite tutti così. Fatemi vedere Ichiro cosa combina. Tesoro, sei adorabile che cerchi di lavare i piatti, ma lascia stare. Eccola là. Lui si è avvicinato a lei. Stai cercando di fare il fighetto? Come sto? Sto bene? Sì, stai benissimo, tesoro, ma... Che dici? Sto bene? Dovrei farmi crescere la barba? Vince Arumi, caro, lascia stare. 3-2, stavolta è andata meglio, me ne rendo conto, ok? Lo ammetto, però... Insomma, sei un po' scarsino, eh? Sei comunque un po' scarsino, dai, diciamolo. Sfida un sim a biliardino. Ragazzi, ci sta. Sfidali tutti e quattro, perché immagino che Arumi dirà: ma vogliamo andarci a fare una partita tutti e quattro insieme, così loro non si annoiano? E lui dirà: vabbè, se proprio devo. Quindi sfida un club. Ragazzi, sarebbe carino fare questo. No, però facciamo anzi, facciamo invece di sfidare gioca con. E giocheranno loro, dai, perché tanto deduco che Nicolas crollerebbe, ragazzi, è stanco, quindi lei sta piangendo disperatamente per la vita, perché nessuno la capisce, lo so, tesoro, guarda, fai così, esprimi pensieri malinconici, caro diario. Ma perché continuate a piantare? Dove sono altre cose da piantare? Io non capisco. Non c'è più niente qua, quindi non rompete le pere e andate a giocare. Caro diario. Nessuno mi ama. Io ormai lo so che è così. Non ricevo l'amore che merito. Lo so, cara mia. Forse perché rompi le biglie, chi lo sa. Quindi Lynette, dai, direi che può bastare, perché è una situazione questa a dir poco incresciosa. Cioè, veramente uno schifo. Dove siamo, ragazzi? Dove? Ah, ok, no, 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 no. Qua. Direi che vieni qui, ti fai, ecco, una bella... Canta sotto la doccia, dai. Harvey, tu come va? Dai, tu puoi fartela un'altra corsettina, Harvey, però, eh. Tanto dobbiamo aspettare le 9, quindi vai. Vai, vai, corri, corri, amico mio. E Stephanie non si è aggiunta, ragazzi? No, Stephanie non è venuta qui a giocare. E non penso che sia perché non entri, ragazzi, cioè... dovrebbe passarci tranquillamente, non lo so. Certo, 2 contro 1 non è proprio il top, ragazzi, ma dov'è Stephanie? Volevo farla giocare, cioè volevo coinvolgerla in qualche modo, ma non la vedo più. Se non torna sta luce, ragazzi, è un calvario, nonché un delirio. Forse li stava ancora raggiungendo? E magari adesso è arrivata? No. Non so, ragazzi, è scomparsa. Ma tesoro, perché? Perché continuate a fare ste robe? Mamma mia, che tristezza, ragazzi, quando ci sono sti bug, si fossilizzano su ste cose, non ne escono più. È una rottura di biglie davvero. Quando avrai finito, per favore, vieni qua. Oh, meno male che è finita. Grazie mille, veramente non ce la facevamo più. E vieni a fare una doccia, Harvey. Dicevo, vieni a fare una doccia poi. Oh, ragazzi, cerchiamo di far tornare la luce qua, luce fu. Lynette, occupatene tu di questo, fammi la cortesia, tesoro. Tu? Distrutto. Distrutto, ma nemmeno... ammirare stelle, va bene, ma nemmeno per prendere... no, dai, prendi qualcosa. Avevo altri piani per te, quindi vieni a prepararti del caffè. Lei invece... ma sei tu quella distrutta, lui com'è? Ah, ok, però avevo altri piani anche per te, quindi dai, vai a preparare. Oh, divertimento. Vai a cercare la tua bella. Però ragazzi, cioè, siamo al buio più completo. Luci automatiche, tutte le luci. Dai. Ok, puoi unirti? Puoi venire a giocare? Vediamo ragazzi se è un problema di spazio o se c'è altro. No, quindi è perché lei stava facendo altre cose, ecco perché non si è aggiunta. Dai, dai, è la tua occasione. Immagino lui verrà qui perché magari ha chiesto, ma dove stanno? Stanno di là. Vuoi che ti do una mano? E lei, oh meno male che sei arrivato, Eddard. Ne avevo veramente bisogno perché questi se ne stanno approfittando, vogliono stracciarmi. Tuo fratello vuole vendicarsi. Ok, abbiamo capito perché sì, vuole vendicarsi, va bene. Stressata, ragazzi, ma ditemi quando ne è stressata sta donna. Allora dai, facciamo... iniziamo a fare per guardare la prima qua. La prima stagionale. Allora, facciamo... guarda la prima di cose ancora più strane. Vai tesoro. Poi, cara, vai al piano di sopra e prenditi cura di tua figlia. Cura dei neonati super efficiente. Tesoro, tu? Prendi una bevanda, dai. E direi che guardi la prima. O comunque guardi il canale attuale, quello che ti pare, insomma, vai. Basta con questi inviti. Ok, loro sono qua. Ok. La partita, ragazzi, dura sempre troppo tempo, quindi io li faccio abdicare perché altrimenti la vedo molto, ma molto male. Vai in bagno, caro, perché direi che ne hai bisogno, quindi vai. Dopodiché è sempre lo schifo qua, ragazzi, sempre lo schifo, ma io veramente non ho più parole, cioè non... c'è sempre davvero solo sto schifo. Harvey, quando hai finito, ti prego, pulisci. Lynette, scusami tanto, ma devi ripulire e devi poi servire la cena, quindi magari, visto che fa freddo, prepara degli gnocchi, dai. Per tutti, cena per tutti. Avete acceso la radio, avete fatto un macello. Ok, vediamo un secondo. La partita sta, insomma, è finita. E discuti degli interessi, cerca di parlare con lei. E lui dice, sono arrivato proprio al momento giusto, eh? Ichiro tesoro, è finita la partita, ok? Ok, forza! Dove sta andando? Ma perché ragazzi tutte le volte sto calvario? Forza, su! Raggiungila però, Eddard. Sì, non volevamo fermarci qui. Dove siete? Ok. Stava per finire tutto nell'immondizia, temo. Lei è felice, ragazzi, meno male. Stavolta le gira bene. Vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa. Fermi tutti, togliamo tutto. Stringi un'amicizia. Ok, lo scopo è stringere un'amicizia con lei, insomma, iniziare a farsi conoscere. Racconta una storia incredibile, perché dirà non è incredibile che stavano per, insomma, approfittarsene. Da mio fratello potevo anche immaginarlo, ma dal tuo no davvero. E guardate lei come lo sta guardando. Del tipo, ah Eddard, sei veramente un bel tipo. Vabbè ragazzi, tutte le volte che voglio fare una foto faccio casino. Ok. Sì tesoro, è un bel tipo. Un gran bel tipo. Ma chi c'è qua? Perché? Non c'è nessuno, quindi perché risulta lei nel dialogo ragazzi? Lascia fare, fatti gli affari tuoi. Senti, fai una cosa. Visto che non mi sembri molto... Ecco, euforia da caffeina, appunto. Non mi sembri molto della quale. Tu dovresti guardare il canale attuale. Anzi, fai... Guarda il canale attuale insieme. Fai così. Dammi retta. Davvero. Tu ti lavi le mani e farai la stessa cosa, dai. Soltanto che mi sa che ora Arumi se ne va, ragazzi, se faccio questa interazione. Quindi cerchiamo di... Ecco, proponi un piano folle. Eddard però, veloce, caro. Sì, lo so, non stai bene, poi... Ti curerai. Certo, quando fanno così sono più fastidiosi di un branco di formiche rosse, vero? Lei non ne so molto di formiche, a dire il vero. Lo so tesoro, immagino. Chiedi della carriera, cerchiamo di imparare a conoscerla un pochino meglio ragazzi, perché secondo me lui non la conosce poi così bene, eh. Quindi chiedere della sua giornata. Facciamo che la rallegri. Poi facciamo che ve ne andate pure, perché insomma, giusto mangiare qualcosa tutti insieme, vedere sta prima. Complimentati per l'abito. Ragazzi, l'abbatore di abbordaggio audace ci starebbe benissimo, però in questo momento no. Lui vuole conoscerla prima, vuole conoscerla meglio. Cioè, la conosce, ragazzi, giusto per fare l'interazione per i tratti. Certo, le parli però di fantasmi, tesoro mio, forse dovresti, come dire, scegliere altri argomenti, ma va bene, non voglio essere nessuno. Chi sono io dopo tutto, ragazzi, per giudicare? Facciamo di nuovo impara a conoscere. Dai, qua mi auguro che abbiano finito, per cortesia vai subito in bagno. Vai in bagno. Stai preparando tesoro? Qua hanno tutti molta fame. Eddard ha preso che Arumi è una studentessa, ok, ma avete visto quello che dovevate? Lei sì. Tu? No. Quando mai ragazzi? Ma quando mai fanno quello che uno gli dice di fare? Ti prego, ti siedi qui. Basta, siediti e guarda sta roba. Oh, state flirtando? Ragazzi, stanno scherzando. Però lei, vedete, disturba questa cosa. Disturba molto questa cosa. A te disturba, caro? Dovrebbe. Allora, ti prego, guardi anche tu sta cosa. Vi prego, qualcuno accende la TV. Oh, facciamo, guarda, il canale attuale insieme. Vi supplico proprio. Vediamo se riusciamo a fare sta cosa, ragazzi, perché è inquietante davvero. Oh, loro intanto sono qui, che parlano. Sai... Ci sono state diverse giornate di pioggia nella mia vita e lui guarda le giornate di pioggia, nessuno le capisce come me. Però il bello della vita è che uno può sempre scrivere un nuovo capitolo, no? Giusto? E lei, beh è vero, sei molto saggio Eddard. Fai complimenti a qualcuno. È certo che le fai complimenti, caro mio. Vediamo un po'. Puoi fare un complimento sincero? Dai, complimentati allora di nuovo per l'abito. Insomma, guardati. Sei così carina. Meriti davvero che tutto vada, che tutto fili liscio e di scrivere un nuovo capitolo della tua vita. Insomma, un capitolo in cui tutto possa andare bene. Lui, ragazzi, si impappina perché poi non è neanche abituato a fare ste cose, ok. E... hai imparato a conoscere però i suoi tratti, non ho capito. Allegra e smanettona, ok, conoscenti, no. Dobbiamo cercare di migliorare l'amicizia, quindi prova a condividere la conoscenza dell'astronomia. Ah, prima però mi sa che dovete andare a vedere, sì. Vai però a vedere sta cosa, ragazzi, perché ho paura che poi finisca il tempo, quindi andiamo a casa. Boom, lei è svenuta lì, va benissimo. Guarda il canale attuale insieme. Vai, 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 Eddard. Prima che scada definitivamente il tempo. Prendi la porzione. Mostro computer. Ma come metti nell'inventario? Ma non è tuo. Vabbè, lo diamo ad Eddard. Dai. Tesoro, stai puzzando, tra l'altro. Stai puzzando. Ti avevo detto prima di fare la doccia, non fate mai quello che vi dico. Santa Peppa, prendi una porzione. Harvey, guardate sta cosa. Guarda il canale attuale, Lynette, per favore guardatelo anche tu. Oh. Santo il cielo, questo ha preso una frittella quando c'era invece il cibo pronto. Va bene, forse l'avrà presa prima, ragazzi, chi può dirlo? Lynette, sbrigati perché puzzi da far schifo. Dovreste anche prendere una porzione insieme, ma vabbè, prendi tu una porzione poi. Stessa cosa tu, patato, prenditi una porzione. Stessa cosa tu, tesoro. Prendi una porzione. E direi che poi guardi il canale attuale ancora. Cara, tu sei sfatta a dir poco. Basta. Uscite dal bagno. Fate fare una doccia a sta donna. Fatele mangiare qualcosa. Fatele guardare sta TV. Io non ce la posso fare con Stephanie che continua a preparare sto schifo. Ragazzi... e niente, direi a questo punto che noi possiamo anche fermarci qua per questo episodio. Perché sì, mi stanno facendo venire, ragazzi, l'orticaria, non ce la faccio più. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtubers. Ragazzi, vi invitando come sempre ad andare in tutti i loro canali, mettere mi piace a tutti i loro video, iscrivervi, attivare la campanellina, ma soprattutto, ragazzi, commentare. Mi raccomando, ragazzi, commentate, sostenete i vostri youtubers preferiti perché ne vale veramente, veramente la pena. E quindi, ragazzi, che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Harvey mio, fammi vedere se devi fare i compiti prima di andare a dormire. Quindi non vai proprio da nessuna parte, caro. Vi rimando, ragazzi... come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sotto il Simmers. E non...